Quindi? Entriamo all'istituto e chiediamo se qualcuno si chiama Barone? Come piano mi sembra un po' vago. Non è importante il piano, quello che conta è lo charme, la capacità retorica di chi lo esegue. Quindi? Stiamo parlando di... te! Scherzo di me! Benvenuta, siamo tutti buoni. Loris è stato molto carino a mandarti. Oggi abbiamo due volontari ammalati e ci è rimasto solo Enrico. Oh, tranquilla, sono qui per dare una mano, assolutamente non per fare danni. Che strano commento. Comunque, oggi suona Eugenio. Noi di solito non facciamo concerti. È la prima volta un po' alla special stage. Loris era geloso? No, figurati, anzi, ma... fa un po' caldo, vero? Sì, purtroppo abbiamo un problema con l'impianto. Non è che per caso tu te ne intendi di sonde termiche, eh? Sì, sono espertissima, mi date un cacciavite, ci penso io. Quindi, questa sonda determina la temperatura al piano di sotto, ma se io ci appoggio questa sopra, la sonda si raffredda e quindi la temperatura giù si alza. Lentamente, molto lentamente. Vabbè, ma forse se... Buongiorno! Una ragazza bella come lei è sprecata dietro uno sportello, dai. Se vuole avere informazioni da me, le sconsiglio di ridurre la mia intera persona alla bellezza. È anche simpatica! Lei mi irrita. Che bella R! Mi scusi, non lo ascolti. Stiamo cercando Barone. È un medico, un infermiere, un paziente? Chi è? È un dottore. E poi si è ammalato. Però poi è guarito. È un po' tutto. Mi dica il nome. Loris. Ettore. Il nome di Barone. Ragazzi, mi dispiace. Ci sono dei componenti difettosi e non entro nei dettagli tecnici, ma... Che prima era caldo ma sostenibile, adesso non si può respirare. No. Così salta l'evento. Cavolo, ragazzi, mi dispiace. Sarà per la prossima volta, eh? E comunque quando fate una lettura mi chiamate e io ci sono, va bene? Ciao ragazzi, ciao. Che persona carina, comunque. Un bel cognome, ad esempio Barone, no? Barone, di quei cognomi un po' nobiliari, un po' antichi, che hanno quel sapore atavico. Prova superata! Brava! No, aspetta, quale? Come quale? Ho sabotato l'evento, siamo tutti buoni. Non dovevi sabotarlo davvero, Greta! Che vuol dire non dovevi sabotarlo davvero? Tu mi hai detto che non è una di quelle cose in cui ti dico di fare una cosa, però non la devo fare! Ma appunto te l'ho detto! Volevo vedere se eri una persona davvero... Vabbè, adesso la risolvo io, sì. Guarda che sei stato tu a dirmi quello che devo fare, ho eseguito i tuoi ordini! Dovevi ribellarti, Greta! Dovevi dire, Loris! Questi sono così buoni che non posso sabotargli l'evento! Siamo special stage, Greta, noi non facciamo cose sbagliate o scorrette per nessuna ragione! Per quasi nessuna fermatelo. Ragione, Greta! Fermatelo, lo parlo al computer! Rieccomi. Allora, ragazzi, ho sentito Loris, dice che sta arrivando una certa Angie. Angie, grande! Chi è? È la tecnica di special stage. È una specie di incrocio fra Mr. Wolf e MacGyver, eh? Il suo obiettivo è ridurre le emissioni di CO2. Vive praticamente a impatto zero, va solo in bici... E usa meno plastica possibile. Fede, questa via e la sostituiamo con questa. Regalo, carina, no? Molto, grazie. Tu devi essere Greta. Io sono Angie. Dov'è il problema? Che nome è Angie? È il nome dello sponsor della serie. Ah. Se dovessi buttare lì un'ipotesi, qualcuno mezz'ora fa ci ha versato sopra mezzo litro d'acqua fredda. Un peccato per la sonda, un peccato per l'acqua sprecata.
strano, ma mezz'ora fa qui, prima c'eri tu, hai visto qualcosa? Sì, c'era un malintenzionato che girava con una mezza naturale. Certo che c'è della gente proprio cattiva in giro. C'è speranza? Il pianto elettrico è andato. Posso fare qualcosa, ma serviranno brugole, pinze, cavi, parecchia roba. Mi date 20 euro, vado alla ferramenta, ci penso io. Oh no, no, 20 euro, dai, siamo volontari, soldi no. E prima di comprare roba nuova, sempre chiedere prima in prestito. Sempre chiedere prima in prestito a chi? Come a chi? A loro. Ma... ragazzi, avete brugole, pinze, cavi, parecchia roba? Credo di sì, che dite? Abbiamo... veloci, operativi, su, brugole, pinze, cavi, parecchia roba. Ciao a tutti, io sono Eugenio in Via di Gioia, oggi sono da solo, in realtà siamo in quattro e adesso vi eseguirò un brano che ancora non ha un titolo, magari lo scegliamo insieme. So di muscoli razionali che controllano la testa, le braccia, le mani. So di regole intorno alla vita, in queste cinture mi sentirei stretto, già. Ciao, sono un tipo un po' strano, lo ammetto, non penso a quello che faccio, agisco di getto. Di petto, di impulso, di istinto, dipingo il mondo e mi butto. Cado, boom, batto contento, non seguo il tempo, io l'ho detto. Sono la vita contro la razionalità, sono la storia contro la mera tecnica. Sono un muscolo matto, matto da legare. Io non mi posso fermare, io non mi posso fermare, io non mi posso fermare. Non è da me avere dubbi, ma ho il dubbio che stiamo esagerando con questa indagine. Ti ricordo che tra 5 giorni c'è la finale special stage e non abbiamo ancora fatto niente. Quindi forse, dico forse, sarebbe il caso di finire. Antonio Barone, trovato, paziente, sta al nostro piano. Numero stanza? Non lo dice. Lo troviamo! E la finale? Loris? Sicuro? Dopo il casino di oggi? Sì, avevo detto che volevo lavorare con la musica, però... se supero questa divento volontaria? Ok. Sì. Sì, ce la posso fare. Va bene, ci sto. Ciao. Va bene. Organizzare una finale. Da sola. Ce la posso fare. Sei sicura? Non hai già fatto abbastanza danni? Lo sai che ho ragione. Io lo dico per proteggerti. Lascia stare la finale. E pensiamo ai ragazzi. Quello ci riesce bene, no? La smetti? A questa cosa ci tengo e voglio farla bene. Ti spiacerebbe andartene? Stai parlando da sola. Cosa? Signorina, tutto a posto? Sì, nonna, va bene, allora ci vediamo dopo, eh? Ciao, ciao, scusi, voglio regolare. Ciao, nonna. Sono la vita contro la razionalità, sono la storia contro la mera tecnica, sono un muscolo matto, matto da legare, mi muovo da sola, non mi posso fermare. Fermare. Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Non mi posso fermare. Sono la vita contro la razionalità. Sono la storia contro la mera tecnica. Sono un muscolo matto, matto da legare. Io non mi posso fermare.